Mamma! Mamma! Sono qui, in alto, proprio sopra di te. Guardami! Ciao, come stai? Sono contento di rivederti. Sei sempre la stessa, tu non invecchi mai. No, non sgridarmi subito perché è tanto che non torno e che non mi faccio vedere. Non ti ho dimenticata, lo vedi? Sai anche tu che non è semplice tornare alle origini. Devo aspettare di diventare nuvola, di avere la corretta consistenza e poi bisogna imbroccare il vento giusto che vada verso nord e che mi riporti da te. Inoltre, tornare al passato non è cosa da giovani. Bisogna farla a momento debito. Come? Mi trovi sciupato? Ho cambiato colore? Non sono più quello di prima? No, mamma, non sono più quello di prima. Tu mi hai mandato per il mondo e io ho ubbidito. È stata dura, sai, scavarmi un letto come si deve, perché non è che mi hai partorito in montagna dove basta lasciarsi scivolare giù. Il Varesotto è basso di statura e ti obbligano a lavorare fin da piccolo. Ha il chiodo fisso del lavoro questa gente. Io comunque mi sono dato da fare come meglio ho potuto, con onore, credo. All'inizio sembrava tutto facile. La Valganna è bella da passare, la cascata, le grotte, l'orrido. Ma la pacchia finisce subito. Già nella piana di Malnate bisogna sudare 7 camicie per arrivare in fondo. Comunque io avevo forza da vendere e ci davo dentro a testa bassa. A volte, quando la pioggia mi aiutava alla grande, mi allargavo per bene e facevo delle belle scorazzate nei prati, nelle stalle, nelle case che erano vicine alle mie rive. Certo, al momento di ritirarmi trascinavo via un sacco di roba, ma senza volerlo, credimi. Forse ero malato di cleptomania, già dalla nascita. Quindi non è colpa mia, perché quella lì è una malattia cronica. Adesso mi hanno fatto una diga per darmi una regolata, per insegnarmi a non correre forte. È come una patente a punti, è alta 16 metri. Sai che attraverso 4 province... passo sotto 57 ponti e scorro nella darsena di Porta Ticinese, che è a Milano, e poi vado giù fino al Po e mi ci butto dentro. Ho ancora 19 fornitori solo qui nel Varesotto. La Margorabbia, il Vellone, la Bevera e così via. Mi danno acqua abbastanza, in modo che l'azienda cresce e la barca va. Mi son fatto anche dei soci. A Torba ho messo su un canale che vada solo per i fatti suoi, fa gli utili e poi mi torna dentro con i suoi bravi profitti. Ne ho anche un altro, si chiama Olonella, fa la sua bella figura. Mamma, ma lo sai che diversi centri abitati hanno preso me per cognome? Castiglione, Olona. Gornate, Olona. Vedano, Olona. Fagnano, Olgiate, Solbiate, Olona. Cosa mi hanno dato in cambio? Come mi hanno pagato? Con dei bot a scadenza secolare. Ti spiego. Mi hanno costruito vicino le loro belle fabbrichette. A volte mi hanno fatto passare dentro le fabbriche, così io facevo girare bene le loro macchine. Si vedeva che erano contenti, gli giravano gli affari. Hanno detto che fra un secolo riscuoterò i rendimenti. Lo sai anche tu, mamma, che la natura non va in fretta. Tanti anni fa c'erano anche molti che facevano il bagno nelle mie acque, perché io sono sempre stato un tipo tranquillo, senza vortici per la testa né le maniere brusche. Tu non sai quante lavandaie ho accontentato. Mi lavavano dentro di tutto, ma io ho sempre portato via lo sporco, la schiuma, i detersivi, la candeggina, gli ammorbidenti, senza batter onda. Al massimo gli sbirciavo un po' il sedere, ma così, senza malizia. Lo sai che non mi hai fatto per fermarmi. Il mio destino è il movimento, un colpetto d'onda e via. Cosa ne è stato dei mulini? Basta, chiuso coi mulini. Si sono rotti le pale perché non giravano gli affari. La maggior parte è caduta a pezzi. Altri li hanno trasformati in case, in ristoranti, in loft, in open space per i brunch, i lunch, i tête-à-tête. Non capisci quello che dico, mamma? Beh, sai, è inglese, perché non basta lasciar passare l'acqua sotto i ponti. Adesso serve cavalcare l'onda e star sempre sulla cresta. Io nel mio piccolo mi sono adeguato. Ho fatto una holding col torrente Merlata che viene dal Cutiotto e una col torrente Massa che viene da Piazzale Stuparic. Sono posti di Milano, ma la lingua è molto trendy, sembrano City Global. Parla come mangi? È così che mi hai detto? Ma sai, mangio poco adesso.
Non mi vien più tanto appetito. Ti ricordi che sono stato da subito un tipo schizzinoso? Io se non vedo quello che ho nell'alveo, non mangio. Ultimamente le mie acque non sono più belle limpide e neanche trasparenti. Ti confesso che a volte sono così oleose e pesanti che mi si spezzano le spalle, per non parlar dell'odore. Non ospito quasi più pesci né gamberi e mi dispiace, perché era bello passare davanti alle canne da pesca dei pescatori accampati sulle mie rive, che mi scrutavano con attenzione, mi solleticavano con le lenze gettate e galleggianti colorati. Sul fondo mi crescevano delle belle alghe lunghe, verde scuro, che si muovevano dolcemente come una chioma fluente sotto il mio pettine di onde. Dentro si celavano i pesci e io li aiutavo a giocare a nascondino con gli ami succulenti dei pescatori. A volte facevo da specchio alle nuvole, così la mia pelle diventava un lungo quadro azzurro con le nuvolone bianche a passeggio e molti ciclisti si fermavano sulla riva a guardarmi. Sapevo organizzare dei bei concerti, eh? Le cicale agli archi, i grilli agli xilofoni, le rane che si tuffano ai tamburelli e i rospi alle grancasse. Ma sai quante coppiette alla sera sdraiate sulle rive? Adesso però non è più così. Ho sentito dire che chi dorme non piglia pesci. Si vede che gli umani si sono tutti addormentati. Pazienza. Io non dormo mai, anzi. Per far marciare la baracca ho accettato anche 20 scarichi industriali e 50 civili. E questo, devo dire, non è stato un grande affare. Perché adesso sono costretto a passare un sacco di tempo dentro un depuratore. Non è una bella vacanza, eh? Mi rigirano tutto più e più volte. Mi lasciano fermo al sole per giorni. Mi riempio di zanzare, di altri insetti. Mi sembra di marcire, di diventare uno stagno e di puzzare anche. Prima di uscire da lì mi fanno le prove antidoping e poi mi liberano. La beffa è che tutte queste soste servono a poco. Tu non sai quanti mi scaricano dentro di tutto, senza neanche chiedermi il permesso, senza verificare se sono allergico alle loro sostanze o se sono capace di digerirle. In certi periodi, mamma, ho un aspetto talmente impresentabile che son contento che tu non mi veda. Proverei vergogna. Meno male che a Milano faccio un gran pezzo di strada sottoterra, così occhio non vede e cuore non duole. Quando esco dal tunnel mi chiamo Lambro Meridionale. Faccio società con Lambro Settentrionale e così messi andiamo nel Po. Sai, questo fiume è una multinazionale. Accetta soltanto società quotate, non singoli clienti senza referenze. Si è complicata parecchio la vita, mamma. Su di noi corsi d'acqua si scrivono fiumi di parole. Ma io mi domando spesso se posso ancora chiamarmi fiume. In ogni modo non voglio mica farti malincolire, neanche preoccupare. Oggi è un bel giorno, mamma. Sono evaporato un poco e son potuto venire qui a trovarti. Adesso però ho solo urgenza di andar via al più presto. Anzi, forse è meglio che non torni neanche più. Vedere com'ero non mi fa bene. Mi avvalla il sospetto che far passare tant'acqua sotto i ponti non ha dato poi dei gran risultati, eh. A guardarti così, bella come sempre e sempre piena di vita e di energia pulita, io mi commuovo. Sento quasi che mi sto sciogliendo in pioggia. Tu, mamma, conservati e pensami. Continua a far bei progetti su di me e fai bei sogni. Ciao.